Il maestro Camillo Mozzoni. Va. Ma che bello, signore e signori! Io sono davvero, davvero emozionato, ma avete sentito che colori, che suoni, che magnifico di questa orchestra, Orchestra Nicolini del Conservatorio di Piacenza. Io l'ho scoperta proprio in questi giorni, ma è una cosa pazzesca. Sì, perché è una delle poche orchestre che è composta sia da giovani che da vecchi. No, non ridere. Maturi, diciamo, ecco, maturi. Eh sì, perché la musica ho scoperto che ha bisogno sia dell'intraprendenza e della passione giovanile, ma anche della saggezza e esperienza della maturità, la cosiddetta maturità artistica, proprio, se ci pensate, come nella vita, e proprio, adesso che ci penso, come nella storia che io questa sera qui vi voglio raccontare assolutamente prima che ve ne andate a dormire, Pierino e il lupo, signore e signori, un'opera magnifica. Io ho scoperto tantissime cose, perché, allora, innanzitutto, la fiaba è una fiaba. Io sono ritornato bambino, adesso non posso più andare a dormire senza ascoltarmi una fiaba, la magia della fiaba, e poi la musica. Ma prima di quest'opera io non lo sapevo che 3-4 note messe una in fila all'altra potessero addirittura diventare, che ne so, un gatto, oppure un lupo, o un nonno, un bambino. Poi le due cose messe insieme, la musica e la fiaba. 1 più 1, Quanto fa 1 più 1? 2? Ma no, ma di più! Qua fa almeno 11, signore e signori! Qua 1 più 1 fa 11 perché è un'esplosione di sensi! Eh sì, e a me, ascoltando quest'opera, mi sembra di riuscire ad accarezzare il pelo del gatto. E a sentire col naso il profumo dell'erba appena tagliata del nonno di Pierino. Che bellezza! Ma sapete perché questo è possibile? Perché il compositore di quest'opera, maestro, si chiama? Prokofiev. Di nome però? Sergei Prokofiev. Sentite come riempie la bocca, è sonoro pure il nome. Sergei Prokofiev. Oh! Ce l'ha fatta proprio bene a scrivere quest'opera, perché per ogni personaggio della storia ha associato uno strumento, ma gli è riuscita bene. Ad esempio, abbiamo in questa storia un uccellino, e chi lo poteva fare l'uccellino se non il flauto? E poi, signori e signori, qua abbiamo un altro volatile, l'anatra, un po' goffa, ingenua. Chi la poteva fare se non l'oboe? E poi il gatto. Il gatto è furbo. E soprattutto è insidioso, lo vedrete nella nostra storia, e infatti lo fa il clarinetto. E poi abbiamo il nonno di Pierino. La saggezza, la maturità arriva in scena e arriva con un bel fagotto austero. E poi
Come ogni storia abbiamo anche l'antagonista, il nemico, qua è veramente cattivo, feroce, lo vedrete, un lupo nero. E qua lo vediamo uscire dalla foresta con le sue orecchie, le sue zanne, tutte quante le zampe, come se fossero dei corni. Dite? Non c'è il lupo se non c'è l'eroe, Pierino! Pierino, signori e signori, c'ha un sacco di qualità, è coraggioso, è furbo, è astuto, fortunato, lo vedrete! Sergei Prokofiev ha deciso che per tutte queste qualità ci voleva l'intera sezione di archi. Sono tante fiabe, ci sono pure i cacciatori. I cacciatori, che quelli hanno sempre voglia di sparare. In ogni fiaba i cacciatori devono sparare. E qua, infatti, sono fatti dai legni, che pure loro sparano, in mezzo ad una foresta di archi pizzicati. Poi Sergei Prokofiev aveva pure gli effetti speciali, signore e signori, siete fortunati, pure gli effetti speciali ci abbiamo direttamente dall'Oriente, qua ci abbiamo gli spari, signore e signori, che vengono fatti dai timpani. Tappatevi le orecchie! Bene, adesso abbiamo tutti gli elementi. Possiamo entrare nel vivo della nostra storia. Immaginate una casa con intorno un bel giardino circondato da una staccionata. Al di fuori c'è un grande prato verde con un grosso albero che si protende verso la casa e in mezzo un profondo stagno. Non molto distante, una foresta minacciosa. Una mattina, di buon'ora, Pierino dice: «Mi voglio fare una bella passeggiata». Apre il cancello della staccionata e esce nel prato che circondava casa sua. Su un ramo dell'albero stava appollaiato un uccellino, amico di Pierino, che appena lo vide cinguettò allegramente. «Buongiorno, Pierino! Qua è tutto tranquillo!» Thank you.
vero, a Pierino camminava dondolando un'anatra. Era proprio contenta che il ragazzo non avesse richiuso il cancello e allora decise di farsi una bella nuotatina nel profondo stagno che stava in mezzo al prato. Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dal ramo, si posò sull'erba vicino a lei e, alzando le spalle, disse: «Ma che razza di uccello sei se non sai volare?» L'anatra replicò: «Ma che razza di uccello sei tu se non fai nuotare e plaffo si tuffa nello stagno?» Seguitarono a litigare per un po', l'anatra nuotando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva erbosa. Improvvisamente Pierino notò qualcosa tra l'erba. Era un gatto che avanzava insidioso. Il gatto pensò: guarda, guarda, che bello uccellino impegnato a discutere, quasi quasi me lo mangio. E cominciò a strisciare silenzioso sulle sue zampe di velluto. Attento! Gridò Pierino e l'uccello subito volò sull'albero. L'anatra fece qua qua al gatto. Dal bel mezzo dello stagno, naturalmente. Il gatto, intanto, girava intorno all'albero riflettendo: Adesso che ci penso, a me gli uccellini non mi sono mica mai piaciuti, troppo secchi. Quasi quasi vado a cercarmi qualcos'altro, eccoci, più comodo. Proprio allora uscì il nonno. Dovevate vederlo, era molto arrabbiato con Pierino perché era uscito nel prato. Pierino, ma quante volte te lo devo dire che il prato è un posto pericoloso? Ma dico io, se, che ne so, un lupo dovesse uscire dal bosco, tu, allora, ma che cosa faresti,
riuscite nemmeno a sentire una parola di quelle che diceva il nonno. Eh sì, perché i ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. Ma il nonno lo prese per mano, chiuse il cancello e lo trascinò verso casa. C'è la coincidenza. Pierino si era appena allontanato dal prato quando... un grande... feroce... lupo nero... con... degli enormi denti gialli... sbucò dalla foresta. Come un fulmine, il gatto si arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò, terrorizzata, e stupidamente balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non potrà mai essere più veloce di un lupo. Intanto il lupo si avvicinava sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché ecco, la raggiunse! L'afferrò e ne fece un sol boccone. E ora ecco come stavano le cose. Il gatto si era accucciato tra le foglie su un ramo del grande albero.
l'uccellino stava su un altro ramo. Non troppo vicino al gatto, naturalmente. E il lupo, girava attorno al grande albero, guardandoli con i suoi occhi ingordi. Aiuto! Intanto Pierino stava guardando quello che succedeva da dietro il cancello. Oh, senza un briciolo di paura! Allora, entrò in casa, corse, prese una corda robusta e cominciò ad arrampicarsi sull'alto muro di pietra. Allora, poi c'era un ramo dell'albero attorno al quale girava il lupo che si protendeva oltre il muro. Pierino si aggrappò al ramo. E saltò sull'albero, proprio sopra il lupo. Pierino disse all'uccellino: allora, tu adesso vola giù dall'albero e mettiti a svolazzare così attorno al muso del lupo. Mm? Ma attento a non farti prendere però, eh? Vai, 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 vai. L'uccellino quasi toccava con le sue ali il muso del lupo, che intanto allargava le sue fauci e spiccava salti fulminei per azzannarlo. Che paura aveva l'uccellino! E come? Si era inferocito il lupo e che voglia aveva di mangiarselo, di catturarlo! Ma l'uccellino era troppo furbo e continuava il suo gioco! Intanto Pierino aveva fatto un nodo scorsoio e lo calava cautamente giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e cominciò a tirare con tutte le sue forze.
sentendosi in trappola, il lupo prese a saltare furiosamente per cercare disperatamente di liberarsi. Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E più il lupo saltava, più il nodo scorsoio si stringeva. Quel momento. I cacciatori uscirono dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e a ogni spasso spam, sparavano. Gridava Pierino da sopra l'albero. Io e l'uccellino qui abbiamo già catturato il lupo. Adesso voi invece però aiutateci a portarlo al giardino zoologico. Allora, immaginatevi che marcia trionfale. Pierino in testa. Cacciatori che trascinavano il lupo. Ehi.
nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno continuava, poveraccio, a scuotere la testa così e brontolando. Ma se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, allora che cosa sarebbe successo? Sopra di loro volteggiava l'uccellino cinguettando tutto contento. Oh, come siamo stati coraggiosi io e Pierino. Guardate cosa abbiamo catturato. Ma se qualcuno avesse ascoltato attentamente, avrebbe sentito dalla pancia del lupo... Qua, qua, qua. L'anatra! Eh sì, perché il lupo era così affamato che se l'era inghiottita tutta senza nemmeno masticarla tutta intera e l'anatra era ancora viva.